Vediamo. Registriamo sto video. Vediamo. Grazie mille. Complimenti. Mamma mia, e anche questo gennaio è andata alla grande per il nostro grande Napoli. Finalmente ci sono stati degli acquisti incredibili. Ragazzi, abbiamo acquistato Politano, Younes, Soriano, Lucas, Verdi. Tutti chi ne ha più ne metta, ragazzi. Abbiamo venduto Maximovic e Giaccherini. Cioè, due, ma possiamo andare avanti e andiamo indietro? Cioè, così è il ragionamento del Napoli, avete capito? Cioè, sta società possiamo andare avanti e indietro. Bello, bello. Giustamente. Una società che teoricamente dovrebbe vincere uno scudetto. Primo in classifica. Unico arrivo Machas. Si permette di perdere. E poi lo dobbiamo cedere in prestito. E non abbiamo trovato la squadra per darlo in prestito. Vabbè, ragazzi, parola di Fuse Gamer. Io non ci vedo tutto questo. Vedo alquanto tutto ridicolo. Perché veramente non ti puoi ridurre al 31 di gennaio a prendere Politano. Perché veramente io con una cifra complessiva 30 milioni, 30 milioni. Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma io ho letto che per mancanza di tempo, ma come cazzo è possibile? Oggi andava a prendere Deulofeu, ce l'hanno preso in prestito Watford. Cioè, pure hanno offerto 28 milioni più un milione di bonus più 8 milioni di Farias, con proprietà di Farias. Dai. Cioè, in totale sono 40 milioni. Io me la faccio una domanda. Ma perché una società non deve accettare 40 milioni, una società come il Sassuolo non deve accettare 40 milioni. Che era la cosa della contropartita di Farias? Farias aveva comprato Farias per girarlo subito al Sassuolo. Capito? Comunque, ragazzi, veramente penosi, la società veramente penosa in questo momento. Cioè, veramente mi sto facendo una brutta idea su questa società, perché cioè non è possibile che vai a vendere dei giocatori. Cioè, ne ama migliorare, vuoi tu peggiori le cose. Come cazzo è possibile? Cioè, ma fa rifiatare poco con sto Cristiano Cadrede, loco. No, cioè, ma da su Cristiano Cadrede sa da con mazzando, no, sa da fa. Raffreddore, cioè, da venire a fissa. Cioè, incredibile, quello là davanti. Come cazzo fa Mertens? Non arriviamo alla fine, secondo me. Solo che se prima era un miracolo, mo è veramente, sarebbe altro che Leicester, ve lo dico, ragazzi, altro che Leicester, sarebbe ancora di più. Perché ragazzi, per come sta la Juventus, no, cioè, ragazzi, è difficilissimo così, ma come poi non vale la scusa che Sarri non fa giocare i giocatori a questo punto, perché cioè i calciatori buoni lui li mette, l'abbiamo visto. Cioè, ora poi un Ask doveva andare praticamente, che quindi è praticamente un calciatore che mo quando sarà utilizzato, se prima non andava, lo rendeva molto. La cosa bella, sai, io faccio il concetto, ok, la società dice, io non acquisto determinati giocatori perché è difficile che entrino nello schema di Sarri. Ok, tu c'hai questo concetto, allora un giocatore vallo a trattare inizio di gennaio, in modo tale che almeno in un mese il giocatore si adatta allo schema di Sarri, invece no. Ci riduciamo all'ultima a tutto. 31 gennaio, chissà quando qua. Comunque non abbiamo pietà nessuno. Ma viviamo a Politano. Quando si adattava? Tra 3 mesi. Che vabbè. Vabbè, comunque, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo sperare, secondo me, è uscire dall'Europa League. Prima cosa, perché se andiamo avanti l'Europa League. E sperare che quelli là vanno avanti in Champions League. Sì, vabbè. E vanno in finale Coppa Italia. Fanno tutte le partite possibili in maggiore. Perché vai via. Ci vuole una sorta solamente a vincere sto campionato, sinceramente. No, ragazzi, è una sorta se vincere. Ma perché dobbiamo mancare ancora all'incirca contando l'RB Lipsia, cioè mancano circa 20 partite. 16 partite più 2. Vabbè, 18 partite che Mertens dovrà fare tutti titolare. E non gli dovrà venire nessun affaticamento muscolare, né raffreddore, né un po' di febbre, chi niente. Chi gioca? Ma Mertens in fortuna, ma che cazzo metti in mannanza? Milik con senza cosce. Milik con i due crociati rotti. Non è colpa sua. Che no, ma mica è colpa di Milik, ma non è questo il discorso, ragazzi. Cioè, il discorso che non è possibile. Certo, è stato sfortunato su Jonas perché è successo quella cosa familiare, ok, posso Jonas, capire. No. Però nel momento in cui Jonas è stato cosa sfortunata, lo posso capire. Giugno è stata una cosa. Ma una volta che va a piazzare a Giaccherini, non puoi permetterti di rimanere senza un giocatore a sinistra, va giù. Se Insigne è successo, noi non abbiamo parlato. Fino alla veramente ci hanno fatto arrivare fino alle 11 dell'ultimo giorno, proprio ci hanno fatto esplodere, perché noi non dovevamo nemmeno fare questo video. No. Cioè, è stato proprio perché hanno superato il colmo, il limite, cioè del ridicolo. Ma in attacco chi abbiamo? Scusate, abbiamo un Asca, io un Insigne, Mertens. Punto, basta, finito. È un Milik punto interrogativo, Milik non si sa quando c'è.
che tornerà penso a fine marzo, quando cacchio, cioè non ha proprio quanto no, più che altro una condizione che è decente per giocare partite importanti, non che giocare amichevoli, cioè partite decisive. Secondo me il campionato finisce qua, guardate che vi dico, stiamo facendo questo video a caldo, però comunque ragazzi, cioè fare tutte quelle partite veramente se ne fa una statua Sarri che... per ogni giocatore in tutta Napoli, ogni piazza di Napoli, perché sarebbe veramente, non lo so, cioè dovrebbero non so che fare per resistere. Ma più che altro, sai perché? Perché sta Juventus, no? Ma facciamo il confronto tra le due squadre in solo in attacco voglio fare confronto, non voglio fare centrocampo e difesa. Però in attacco lo danno a Bernardeschi, Dallas Costa, Mandžukić, Higuaín, Dybala. Quadrado. Quadrado. Piazza, non sono piazza. No, se avevano nulla, tipo piazza. Cioè. Vabbè, però comunque sono... Com'è possibile? Ma è normale, voglio... Com'è possibile? C'è cioè, uno si ci spera fino alla fine, vabbè, ci sta, però... No, vabbè, sì. Non è la società che non è all'altezza di vincere uno scudetto. Punto. I tifosi sono migliori della società. Cioè, non riesco, cioè, è una cosa, cioè, è inspiegabile. Ci dobbiamo ridurre al 31 gennaio per comprare... Poi posso capire che stiamo parlando di Luca, Cidello, Feo, ok. Ma stiamo parlando di Politano, aiuto. Ma tutto rispetto per Politano. Buongiorno. Stiamo parlando di Ronaldo. No, ma posso capire. Cioè 30 milioni per un giocatore che comunque arriva a gennaio e non si sa se gioca, comunque è un'incognita. Ma tu con 5 milioni ti andava a prendere un giocatore in prestito di caratura europea come De Lofeu e ti facevi una mezza stagione per vincere lo scudetto, invece no. Siamo trovati senza Maksimović che se n'è andato, difensore in meno. E senza Giaccheri, c'è un esterno sinistro in meno. Quindi c'hai praticamente centrali, c'hai tre difensori, c'hai quattro con Tonelli. Ma proprio si accattava a Politano, no? Te devi, cioè, insomma, solo le due ale coperti. Poi l'attaccante Semmilic non rientra entro un mese o /2 mesi. Mertens comunque si era fatto tutte partite. Il fatto è che comunque non metti nelle condizioni di poter competere fino alla fine, quello è il fatto, mi ha detto Mirko. Poi che allora poi si poteva. Non è che stiamo dicendo che si doveva fare chissà che. No. Ma innanzitutto non si doveva per me perdere tutto quel tempo a Prestaverdi. Magari noi non abbiamo detto mai nulla, però è stata una sua scelta. Allora, ok, vabbè, non vuoi venire a posto. Ma non devi perdere tre settimane su quattro a Prestaverdi, ragazzi. Bravo. Ma non è che qua dobbiamo convincere le persone a venire a giocare a Napoli. Se vogliono venire, vieni dal Bologna. Se no, non vuoi venire, resti qua, resti là. E poi a giugno te ne vai sicuramente in un'altra squadra. Io non voglio credere che un giocatore del Sassuolo non viene a Napoli perché ha dei rapporti con la Juventus. Non ci voglio credere, voglio. Perché è una cosa surreale questa. Vabbè, è una cosa surreale. La Juventus ha da avviare gli accordi con Sassuolo per non farmi venire. È una cosa surreale. Anzi, siamo ridotti a questo. Il calcio italiano è finito. Siamo ridotti a questo. Veramente è finito. È ridicolo il calcio italiano. Perché se ci mettiamo. Posso capire che la Juve, ok, la Juve è interessata al giocatore. Forse Sassuolo ha già un accordo con la Juve. Ok, posso capire. Ma se arriviamo a questi livelli, qua io spero vivamente che non sia così. Perché se è così, la Juve è veramente. Ho letto l'articolo di Politano, tipo l'ultimo articolo, tipo era l'ultima mezz'ora. Politano è quasi fatta, manca solo l'email di conferma. Ma che cacchio è l'email di conferma? Ma come cazzo è possibile? Voi fate veramente ridere. Fate veramente ridere. Non continuare a fare la trattativa perché non hai tempi tecnici. Cioè a questo punto allora dici no, non compro nessuno, quindi fai più bella figura. No, beh, però non vedere nessuno a sto punto. Cioè perché deve... Perché ha da incassare? Già che doveva essere ceduto a questo punto. Cioè incassato pure, capito? Alla fine. Non siamo mai esposti così tanto contro il Napoli. Allora, però veramente siamo veramente disgustati da questa cosa. No, ma perché allora l'immagine del Napoli, la nostra immagine, l'immagine dei tifosi del Napoli. Allora è difficile fare mercato, abbiamo mai parlato così approfonditamente di queste cose, no. Ma veramente siamo arrivati dopo situazioni anche passate, Soriano, vi ricordate? Sì. Sempre all'ultimo minuto, a gennaio, sì. Eccetera. Quando c'era ancora quel numero 9 che venne a gennaio per i rinforzi di Regini. E chi è Ghillato? Grassi, Regini e Grassi come rinforzi, ragazzi. Qua Regini, ragazzi, ma stiamo scherzando. Non mai visto fortunatamente il Napoli mo quest'anno a centrocampo siamo messi un po' meglio rispetto a due anni fa. Centrocampo ci sta. Però, cioè, ragazzi, non metti nelle condizioni, cioè, poi anche Sarri l'ha detto più volte che voleva dei calciatori. Vedremo il Napoli, vedremo la società come si muoverà, così poi ci lamentiamo che gli allenatori vanno via da Napoli.
che Benitez se ne va da Napoli, che no, Sarri, ma se mo Sarri se ne va a fine campionato via. Ma non ha ragione Assenio, sì, adiù. Sì, non ha ragione. No, ma perché più di questo non si può fare. Cioè, tu non metti in grado di fare... Questo già è un grandissimo lavoro. Ci vuole anche il supporto della società in tutte le cose, in tutti questi aspetti, per arrivare più del massimo. Perché già come è fatturato la situazione qui, ma non è il discorso di fatturato, però già... Però ragazzi, non è possibile. Beh, dai, quello che sai che dice, dice, vabbè, ah, faccio cazzo, rischi in attacco. Vabbè, Ghilla purtroppo mo deve fare quello che io. No, 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 Sarri, no, Sarri, no, Sarri. Te l'avrei, diciamo, fai guarda, se rischi in attacco che stiamo a posto. Incassate mille di giocherini. Io spero sempre che non parli. Ma penso di no. Cioè, quando si parla, si fanno sempre c'è nulla da dire, ragazzi. C'è solo modo da lavorare, da sperare. Sperare silenzio, in silenzio, muti. Se si vince, si vince, se non si vince. Dispiace solo per quel ragazzo che ha avuto quel problema, almeno che un po' di esperienza internazionale ce l'aveva, almeno ci dà una mano a questo. Jones là. Sì, Jones, che poi penso arriverà a giugno a lui. Mi spiace solo per la cosa bella che ho sentito che comunque Napoli aveva fatto pregiare il bonifico. No, ma è sì, alla fine l'operazione del pagamento praticamente doveva fare, aveva scelto il numero di maglia. Su Verdi, ok, non diciamo niente perché è stato il primo giocatore, vabbè. Jones è capitato, ok. Fortuna là, però il problema è che si è parlato di Faria, si è parlato di Lucas, si è parlato di tanti quei giocatori, no? Ma basta che ne pigliavi uno in prestito. Ma Deulofeu si poteva prendere alla fine. Pigliavi 2 milioni di prestito, ne tenevo 40 a disposizione. Poi tu dici, Sarri non lo gradiva tanto. Vabbè, ma meglio di niente penso di sì, però. Cioè, meglio di 0, 1 è. Poi siamo meno 2, capi? Invece di rafforzare 1 è 1, vabbè, ma meglio di 0. Bene, ragazzi. Vabbè, accettiamo ragazzi questa scelta dell'SSC Napoli di non farci vincere lo scudetto anche per quest'anno. Anche quest'anno lo scudetto vinciamo l'anno prossimo. Ovviamente, ragazzi, noi tifosi... speriamo sempre che lo vincano. Ormai lo scudetto è logico. I tifosi lo aiutiamo a queste condizioni. No, ma come non... cazzo facciamo a lo vincere questo scudetto? Come cioè, facciamo? Ragazzi, il tifoso del Napoli sta sopportando troppe cose. Il tifoso del Napoli, da questo punto di vista, non è possibile. Manca sempre quella cosa là, manca sempre quel pizzico. Vabbè. Che noi non capiamo, poi alla fine lo pretendiamo dai giocatori. Lo pretendiamo dai giocatori e dall'allenatore. Tutto questo lo pretendiamo. Vabbè, ragazzi, fino a un certo punto. Noi chiudiamo perché la telecamera si sta sudando. Grazie mille, SSC Napoli, di queste grandissime soddisfazioni. Noi ci siamo sempre. Comunque. Noi ci siamo sempre, siamo ragazzi. Sempre. Ci crediamo sempre fino alla fine. Mi raccomando, crediamoci anche se. Sarà una cosa abbastanza difficile per quest'anno. Da squadra allenatore saremo sempre con voi fino alla fine, sì. Mi raccomando, speriamo in un miracolo, più di un miracolo, in 4 miracoli sportivi e vi osanneremo fino alla morte. Quindi ragazzi, sempre e comunque, forza Napoli. Dai. Sempre.